Buongiorno a tutti, cominciamo la seconda lezione di questo corso di meccanica applicata alle macchine. Allora, stavamo parlando di cinematica e continuiamo a parlare di cinematica del corpo rigido per prepararci in qualche modo il terreno per l'analisi dei sistemi di corpi rigidi, vale a dire dei meccanismi che vengono utilizzati nelle comuni applicazioni della meccanica. Bene, se vi ricordate, l'ultima volta avevamo introdotto due relazioni vettoriali molto importanti, una riferita alle velocità e l'altra riferita alle accelerazioni. In particolare abbiamo scritto che la velocità di un generico punto B può essere espressa come la velocità di un altro punto dello stesso corpo rigido QA più la velocità di B rispetto ad A. La accelerazione di B la possiamo esprimere in funzione dell'accelerazione di A più l'accelerazione relativa di B rispetto ad A. Queste relazioni possono essere ulteriormente esplicitate in questo modo: velocità di A più prodotto vettoriale della velocità angolare associata in quell'istante al corpo rigido, vettor AB. Analogamente, per le accelerazioni possiamo esplicitare in questo modo, facendo comparire sia il vettore velocità angolare che il vettore accelerazione angolare, quindi meno omega al quadrato AB più alfa vettor AB. Bene, i vettori velocità angolare ed accelerazione angolare per il moto piano sono vettori sempre perpendicolari al piano stesso del movimento. Inoltre sono dei vettori liberi non applicati, quindi contrariamente ai vettori velocità per esempio di A e B o di accelerazione di A e B, che sono vettori applicati ed associati al particolare punto del corpo rigido preso in considerazione. Va bene? Ok, allora andiamo a considerare un altro esempio di moto rigido piano in cui abbiamo un corpo rigido che è questo qui è un piano orizzontale fisso, per esempio, e questa è una parete verticale fissa, semplicemente per dare, diciamo, maggiore intuito all'esempio che stiamo considerando, ma ci stiamo preoccupando in questo momento di cinematica e non di dinamica, per cui queste osservazioni, diciamo, possono essere anche superflue. Ma ripeto, dal punto di vista intuitivo questo ci può aiutare. Allora, se questo è il punto B e questo è il punto A, questo corpo rigido costituito dall'asta AB risulta appoggiato su questo piano orizzontale nel punto A e appoggiato al piano verticale nel punto B. Ipotizziamo che ci sia un puro strisciamento sia nel contatto A che nel contatto B. Ecco, immaginate che questa sia per esempio una scala Pioli appoggiata alla parete verticale al piano orizzontale, libera di scivolare completamente. Ok? Ecco, è abbastanza intuitivo capire che il movimento di quest'asta rigida AB naturalmente comporta non soltanto una traslazione ma anche una rotazione, cioè un cambio di orientamento, tant'è vero che se noi andassimo a rappresentare una posizione diversa generica, per esempio questa, ecco, l'asta si troverebbe in questa posizione, quindi questo sarebbe il punto A' e B'. Quindi, come vedete, si sposta e nello stesso tempo cambia di orientamento. Orientamento che viene rappresentato, per esempio, con un angolo orientato, così come abbiamo fatto nel caso trattato nella scorsa lezione, cioè della ruota in condizioni di puro arrotolamento sul piano. Va bene? E la derivata di questo
angolo che naturalmente in generale varia in funzione del tempo, la derivata temporale porta al modulo della velocità angolare. La derivata seconda temporale dello stesso angolo che definisce l'orientamento del corpo nel piano conduce al modulo della accelerazione angolare. Bene, supponiamo per esempio che in questo caso sia assegnata non soltanto la configurazione istantanea dell'asta appunto nella posizione AB, ma noi conosciamo anche la velocità istantanea del punto A, ok? Quindi questa è la velocità di A segnata in maniera vettoriale, naturalmente in modo compatibile con i vincoli e quindi nel rispetto di quanto detto prima, cioè nell'ipotesi in cui il punto A stia strisciando su questo, diciamo, pavimento. Ok? Questa è la velocità di A. Non soltanto, noi diamo anche un'informazione per quanto riguarda le accelerazioni, cioè ipotizziamo che questa velocità sia costante in modulo e in direzione. In altre parole, il punto A si sta muovendo di modo rettilineo ed uniforme secondo proprio il profilo del piano di appoggio. Va bene? Moto rettilineo ed uniforme vuol dire naturalmente che l'accelerazione totale del punto A, totale inglobando sia informazione relativamente alla componente normale che alla componente tangenziale, è uguale a zero. Va bene? Questa informazione ci tornerà utile appunto per l'analisi delle accelerazioni. Ma noi incominciamo con l'analisi delle velocità. Per esempio, potremmo essere interessati a determinare la velocità istantanea, sempre in senso vettoriale, del punto B. E questo può essere, ad esempio, il primo quesito del problema. A tale proposito, possiamo applicare questa prima legge, che abbiamo definito come teorema di Galilei-Marignon, ok? E risalire in qualche modo la velocità del punto B. Ok? Allora, riscrivo la relazione qui, quindi la velocità di B è uguale a quella di A più quella di B rispetto ad A. Bene, abbiamo un'equazione vettoriale, andiamo a vedere quali sono i dati e le incognite di questa equazione. Allora, il vettore velocità di A è completamente noto, è assegnato, è questo. Per quanto riguarda la velocità di B, è quella che vogliamo determinare, ma in quanto vettore applicato nel punto B abbiamo qualche informazione. L'informazione che abbiamo è la direzione della velocità di B. Okay? La direzione della velocità di B è dettata dalle condizioni di vincolo, no? Questo è un vincolo unilaterale, ma noi ipotizziamo che non si perda il contatto, quindi che il punto B si muova effettivamente come se fosse un vincolo bilaterale. Va bene? Quindi la direzione della velocità del punto B è questa e quindi è nota. Per cui ce l'appuntiamo qui sotto e scriviamo per esempio D per ricordarci che di quel vettore conosciamo la direzione. Analogamente andiamo a ragionare sulla velocità di B rispetto ad A. Ecco, vi ricordo che questa relazione in qualche modo tiene conto dal punto di vista fisico che la velocità di B può essere espressa come una componente di traslazione, che è la velocità di A, più una componente di rotazione, che è la velocità di B rispetto ad A. Ed in maniera conveniente questa seconda velocità la possiamo considerare come una rotazione proprio di B rispetto ad A, come se A fosse fisso. In realtà non è fisso perché, come vedete, ha una sua velocità, ma noi stiamo dividendo diciamo la velocità in due aliquote, di cui una associata alla parte di traslazione e l'altra associata alla parte di rotazione. Ok? Pertanto la velocità di B rispetto ad A, intesa, ripeto, come rotazione di B rispetto ad A,
Naturalmente, se immagino di mettere un vincolo qui, un chiodo se volete, piantato qui e quindi bloccando A e B in questo senso e dimenticandoci degli altri vincoli, vale a dire della parete orizzontale e di quella verticale, il punto B che cosa farebbe in questo modo? Ruoterebbe intorno al punto A, ok? Per cui la direzione della velocità di B rispetto ad A è anch'essa nota perché è perpendicolare alla congiungente AB, ok? Quindi anche qui sotto ci appuntiamo che noi conosciamo la direzione. A questo proposito noi siamo in grado di risolvere questa equazione vettoriale perché abbiamo abbastanza informazioni per risolverla. Si può risolvere in vario modo. Il modo più, se volete, più intuitivo, quindi più diciamo caratterizzato, legato all'aspetto fisico, è quello basato su una risoluzione grafica, cioè su quelli che vengono chiamati appunto i diagrammi polari introdotti a suo tempo da Smith. Bene, e allora andiamo a rappresentare naturalmente ciò che conosco. Da dove parto? Parto dal dato del problema, da ciò che conosco, cioè il vettore velocità di A, e lo rappresento parallelamente qui nella costruzione di questo diagramma polare finalizzato alla risoluzione di questa equazione vettoriale. Quindi questa è la velocità di A. Chiaramente il discorso potrebbe essere sviluppato in scala, prendo naturalmente una scala riferita alla velocità in metri al secondo e posso risolvere anche quantitativamente il problema, non soltanto dal punto di vista qualitativo. Bene, questo è il polo P in questo diagramma polare delle velocità. Abbiamo come informazione ulteriore la direzione della velocità di B, che è una velocità assoluta, e quindi andiamo a riportare questa altra informazione, cioè questa direzione, va bene? Che naturalmente è parallela a quella riportata nello schema iniziale. Qui abbiamo la velocità di B rispetto ad A, e di questa conosciamo la direzione, e quindi, questa la riporto qui, comodo, e vado a riportare parallelamente questa direzione, parallelamente dall'estremo del vettore velocità UA. Queste dovrebbero essere parallele, questa e questa. E quindi, come vedete, il diagramma polare delle velocità può essere chiuso. E quindi posso andare a rappresentare questo, che è il vettore velocità di B, e quest'altro a partire da questo punto, che è il vettore velocità relativa di B rispetto ad A. Dopo aver costruito il diagramma polare delle velocità in questo caso, andiamo sempre a verificare se l'equazione vettoriale, cioè il teorema Galilei-Varignoni in questo caso, sia rispettato. Va bene? Allora qui risulta che VB è uguale alla somma di VA più VB rispetto ad A. VB è uguale alla somma di VA più VB rispetto ad A. Come ricorderete, la somma di due vettori, diciamo, viene rappresentata con due vettori le cui frecce si rincorrono. Va bene? Così come accade per la velocità di A e la velocità di B rispetto ad A. E quindi abbiamo risolto il problema per quanto riguarda la determinazione della velocità di B. Questo vettore lo posso prendere e riportare qui parallelamente e anche in scala, e questo è il vettore velocità istantanea di B. Così facendo noi possiamo ricavare la velocità di un qualsiasi altro punto del corpo rigido. Di un qualsiasi altro punto nell'istante corrispondente a questa configurazione dell'asta AB. E quindi prendiamone un altro per generalizzare ulteriormente
esempio, se noi trasformiamo questo link in una lamina piana a forma triangolare, noi potremmo essere interessati a determinare la velocità di questo punto, velocità del punto C. Ok? Come procediamo? Andiamo ad applicare nuovamente il teorema, perché questo teorema vale per una qualsiasi coppia di punti dello stesso corpo rigido. Va bene? E allora andiamo a scrivere. La velocità di C è uguale alla velocità di A più la velocità di C rispetto ad A. Prendo A come riferimento. Va bene? E procedo come fatto prima. Cioè andiamo ad analizzare quali sono i dati, cosa conosciamo e cosa non conosciamo. La velocità di A naturalmente è completamente nota, vettorialmente. Ora, e la velocità di C rispetto ad A? Conosco ancora la direzione, che nel modo relativo di C rispetto ad A, naturalmente avrei una pura rotazione centrata in A, e quindi la direzione di tale velocità non può che essere questa, cioè perpendicolare alla congiungente CA. Va bene? Quindi quella direzione è nota. Però come vedete, se noi andiamo ora a ragionare sulla velocità di C, contrariamente a quanto accadeva prima per la velocità di B, siccome il punto C non è direttamente vincolato, noi non abbiamo alcuna informazione sulla direzione della velocità assoluta di C. Ok? Quindi qui noi non abbiamo nessuna informazione. Quindi quella sola equazione vettoriale non è sufficiente a rispondere al quesito. Va bene? Abbiamo bisogno di qualche altra informazione. Ma non è un problema. Non è un problema, perché ribadisco ancora che questa relazione è valida per una qualsiasi coppia di punti. Quindi io posso scrivere n di queste equazioni per diverse coppie di punti dello stesso corpo rigido. In particolare posso andare ad esprimere la velocità di C piuttosto che riferimento, con riferimento al punto A, con riferimento al punto B, perché la velocità di B ora la conosciamo, l'abbiamo calcolata. Quindi la velocità di C è uguale alla velocità di B più la velocità di C rispetto a B. La velocità di B è nota, la velocità di C rispetto a B è nota in direzione, facendo lo stesso ragionamento, però la direzione naturalmente è diversa, perché è quella di C rispetto a B, per cui ora sto immaginando, lasciatemi dire, di mettere un chiodo nel punto B. Quindi la rotazione avviene ora intorno a B, quindi la direzione è quest'altra, cioè è perpendicolare alla congiungente con il punto B, d'accordo? In ogni caso la direzione è nota. La velocità di C rimane l'incognita del problema, ma ora ho un sistema di due equazioni vettoriali nella incognita VC, e quindi il problema è risolvibile in maniera leggermente più complicata rispetto al caso precedente, ma possiamo ancora risolverlo. Va bene? Allora, possiamo eventualmente fare riferimento allo stesso schema e sovrapporre il nuovo diagramma polare a quello precedente. Ok? Quindi dalla prima equazione la V di A è questa, il polo è lo stesso, va bene? La velocità di C rispetto ad A, conosco la direzione è questa, devo fare la parallela a quella a partire da questo punto, la faccio in altro colore, va bene? E sarebbe questa, quindi questa dovrebbe essere parallela a quest'altra, va bene? Dopodiché mi fermo relativamente alla prima equazione, mi fermo perché non posso andare avanti in quanto non conosco la direzione di C. Passo ad analizzare la seconda equazione vettoriale
e quindi riparto dall'altro lato del diagramma polare. Questo è B, la velocità di B, scendo giù e arrivo a questo punto. Da questo punto devo tracciare la direzione della V di C rispetto a B. Ma la direzione di V di C rispetto a B, come detto, sarebbe quest'altra. Va bene? Quindi la vado a riportare parallelamente, anche questa. A questo punto vedo che le due rette gialle si intersecano in un punto. Quindi siccome Q di C deve rispettare entrambe queste equazioni vettoriali, perché le ho messe a sistema, la velocità di C è proprio questa. Andiamo a verificare se tutto quadra. Dalla prima equazione la velocità di C, che è questo vettore giallo, è uguale alla velocità di A, cioè questo vettore rosso, più la velocità di C rispetto ad A. La velocità di C rispetto ad A sarebbe data da questo vettore. Quindi questa è la velocità di C rispetto ad A. Va bene? Per la prima equazione. Per la seconda equazione, lo stesso vettore velocità di C uguale alla somma della V di B più la V di C rispetto a B. Eccola qua. Questa è la velocità di C rispetto a B. Quindi, come vedete, V di C soddisfa entrambe le equazioni vettoriali, per cui questa è la soluzione al nostro problema. Bene, rimaniamo ancora nelle velocità e andiamo a tenere presente che nella prima equazione, ok, compare in qualche modo la velocità angolare, che possiamo esplicitare in questo modo. Quindi noi in genere siamo interessati a determinare anche la velocità angolare istantanea, cioè la velocità con cui il corpo rigido cambia il suo orientamento nel piano. Va bene? E dove è insita questa informazione? Questo termine altro non è che la velocità di B rispetto ad A. Quindi noi la velocità di B rispetto ad A l'abbiamo determinata e quindi possiamo risalire alla velocità angolare. Quindi la velocità angolare istantanea sarà uguale alla velocità di B rispetto ad A. Cioè la distanza a B, ho scritto una relazione scalare, va bene? Questa relazione scalare deriva da questa relazione vettoriale, perché il modulo della VB rispetto ad A è dato dal prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che formano, ma siccome omega è perpendicolare al piano e AB è un vettore del piano, formano un angolo di 90 gradi, il seno di 90 è 1, e quindi ecco perché posso utilizzare questa relazione scalare come derivata da quell'equazione vettoriale. Va bene? Ovviamente questa è vera sempre, quindi anche qui la velocità di C rispetto ad A potrei esprimerla come omega vettore a C. Analogamente la V di C rispetto a B come omega vettor BC, va bene? Quindi la stessa omega, attenzione, la posso esprimere in questo modo, quindi VCA diviso AC, che è anche uguale alla VCB diviso BC, è la stessa, sottolineo, è la stessa. A conferma di quanto vi ho detto prima, cioè che il vettore velocità angolare è un vettore libero, non è associato ad un punto, è associato al corpo rigido. Va bene?
E quindi qualunque siano i punti che vado a prendere come riferimento nell'applicazione del teorema di Galilei-Varignon, la omega è sempre la stessa in quell'istante. Naturalmente potrebbe variare in un istante successivo, e questa eventuale variazione andrebbe a generare che cosa? L'accelerazione angolare. Se viceversa la omega fosse costante, l'alfa sarebbe nulla. Cioè vorrebbe dire che io ho una variazione angolare con una omega costante. Benissimo. Molto importante dal punto di vista concettuale. Bene, noi nella lezione scorsa abbiamo anche introdotto in maniera semplice il centro di istantanea rotazione o polo delle velocità. Cioè abbiamo dimostrato in maniera semplice ma rigorosa che esiste in ogni istante un punto definito centro di istantanea rotazione la cui velocità istantanea è uguale a zero, pertanto polo delle velocità. E abbiamo anche dedotto che la posizione dello stesso può essere ricavata applicando il teorema di Chasles. Il teorema di Chasles ci porta a dire che P0, centro di istantanea rotazione, si trova sull'intersezione delle normali condotte ai vettori velocità o le normali condotte alle traiettorie. La stessa cosa, poiché i vettori velocità sono tangenti alle traiettorie. In questo caso, pertanto, se io vado a prendere la perpendicolare al vettore VB, traccio questa retta nel rispetto del teorema di Chasles che abbiamo dimostrato la volta scorsa. Analogamente, la perpendicolare al vettore velocità di A è questa. Quindi per intersezione questo punto è P con 0. Attenzione, il dire che P0 si trova sull'intersezione delle normali vettori di velocità o il dire che lo stesso si trova sulle intersezioni delle normali traiettorie naturalmente è equivalente, ma è molto importante dal punto di vista pratico. Perché? Perché in questo caso noi conosciamo entrambi i vettori di velocità e quindi non ci fa differenza. Ma attenzione, noi avremmo potuto ricavare la posizione di P con 0 a priori, cioè prima ancora di avere le informazioni su VA e VB. Perché? Perché le condizioni di vincolo erano tali per cui la traiettoria di A era nota ed era data da questa retta orizzontale. La traiettoria di B era nota anche senza conoscere le velocità e quindi queste informazioni sarebbero state sufficienti a priori per definire la posizione di P con 0 prima ancora di passare alla determinazione dei vettori velocità. Ok? Questo è molto importante nelle applicazioni pratiche. Bene, noi potremmo ora anche fare una verifica qualitativa. Perché? Perché io potevo ricavare per esempio la velocità di C con riferimento a P con 0, perché io sono libero di applicare questa formula come voglio, quindi posso scegliere di riferire la VB rispetto alla V di A o la V di C rispetto ad A o la V di C rispetto a B, ma anche la V di C rispetto a P con 0, giusto? Allora proviamo a scrivere la V di C riferita a P con 0. La velocità di P con 0 è uguale a 0, no? Lo possiamo anche rivedere in maniera molto semplice nel rispetto dell'ipotesi di corpo rigido. Come detto a suo tempo, le componenti dei vettori di velocità sulla congiungente in due punti devono essere uguali. Quindi se la V di B sulla congiungente BP con 0 è perpendicolare e quindi di conseguenza componente nulla, anche la velocità di P con 0 su questa direzione deve avere componente nulla, giusto? Altrimenti il corpo rigido o si allunga o si accorcia, quindi non sarebbe rigido ma sarebbe elastico, quindi verrebbe meno l'ipotesi iniziale. Analogo discorso
La VDA ha componente nulla sulla congiungente con P con 0, quindi anche P con 0 dovrebbe avere una velocità la cui componente nulla, ma se ha componente nulla su questa e componente nulla su quest'altra, deve essere uguale a 0. Quindi siamo d'accordo che la velocità istantanea di P con 0, quale punto del corpo rigido, è uguale a 0. Assodato questo, la V di C sarà uguale a una V di P con 0 che scrivo ancora per tenere a mente, che è uguale a 0, anche poi non scriverò più naturalmente, più una velocità angolare che è sempre la stessa, vettore P con 0 C. Ok? È data da quel prodotto vettoriale. Benissimo, ma da questo prodotto vettoriale qual è P con 0 C? È il vettore posizione di C rispetto a P con 0, quindi congiungo P con 0 con C e questo è il vettore posizione P0 C. Va bene? Non abbiamo precisato prima qual è il verso della omega. Il verso della omega, con riferimento a questa equazione vettoriale, abbiamo ricavato questa scalare, quindi il modulo della omega. Ma attenzione, la direzione naturalmente scaturisce da questo prodotto vettoriale. Ma in maniera più intuitiva, noi possiamo dire che se questa è la V di B rispetto ad A, giusto? La V di B rispetto ad A, questa è data dal prodotto vettoriale di una omega per AB, quindi vuol dire che la omega, con la regola della mano destra, la direzione data dal mio pollice, è uscente dal piano della lavagna. E quindi di conseguenza è antioraria. Quindi andiamo a rappresentare qui questa omega che è antioraria. Va bene? E quindi posso anche rappresentare il vettore velocità di C. Lo faccio in giallo, come fatto prima, e sarebbe perpendicolare alla congiungente P0C. Questo è il vettore VC. Se il disegno fosse ben fatto ed in scala, questo vettore dovrebbe essere identico a questo. Cosa vuol dire? Che noi avremmo potuto calcolare il vettore velocità di C, ma anche quello di B e di qualsiasi altro punto, piuttosto che applicando la relazione in questo modo, facendo riferimento a P con 0 e traendone ovviamente vantaggio, perché il metodo sarebbe più diretto, no? Diretto perché manca una componente nell'equazione e quindi naturalmente è più facile, più immediato. Va bene? Ecco, a questo proposito sottolineiamo ancora una volta la forma del campo vettoriale delle velocità, perché l'insieme delle velocità di tutti i punti del corpo rigido rappresentano un campo, cioè un campo vettoriale. Va bene? Questo campo vettoriale è circolare. Vedete, perché lo possiamo esprimere in questo modo, quindi è circolare intorno a un punto che è proprio P0, cioè il centro di istantanea rotazione. E questo è evidente anche dal punto di vista visivo, no? Di rappresentazione. Questo è P con 0, la omega è antioraria, tutti i vettori velocità assoluta, non quelle relative, vettori velocità assolute, la V di B, la V di C, la V di A e quella di un qualsiasi altro punto, come vedete, girano in quell'istante intorno a P con 0. Va bene? Questo ci aiuta, diciamo, da ingegneri ad avere maggiore senso fisico di ciò che stiamo facendo al di là delle equazioni che andiamo a scrivere. Va bene?
Ok, solo per mettere ulteriormente in evidenza il vantaggio che spesso si ha nel fare riferimento a pico zero piuttosto che ad un altro punto dotato di una velocità diversa da zero, se noi ripartissimo dai dati del problema, cioè dalla conoscenza di QA, trovavamo subito pico zero, come detto, nell'applicazione del teorema di Charles, e potevamo ricavare la omega come semplicemente la V di A diviso pico zero A. È sempre la stessa, ma la potevamo ricavare subito dividendo V di A per questa distanza in maniera scalare. Ricavata la omega, potevamo subito ricavare la velocità di C e tutte le altre. Ok? Quindi ricavata la omega, potevamo scrivere che la velocità di B scalarmente è uguale ad omega P0B. Ed ancora, e concludendo, la V di C è uguale ad omega P0C. Ok? Quindi è abbastanza immediato ricavare il campo vettoriale delle velocità, ma dobbiamo essere in grado di individuare subito la posizione del centro di istantaneità. Per il singolo corpo rigido, come appena fatto, possiamo fare riferimento al teorema di Charles. Vedremo che per i sistemi di corpi rigidi è un po' più complicato, ma anche lì disponiamo di metodi abbastanza efficaci e potenti che ci conducono alla determinazione di tutti i centri di istantanea rotazione di cui abbiamo bisogno. Ovviamente noi siamo maggiormente interessati ai meccanismi, no? Perché i meccanismi sono dei sistemi di trasmissione e trasformazione del moto e quindi sono dei componenti di macchine. Va bene? È lì ovviamente che vogliamo arrivare. Bene, questo per quanto riguarda le velocità su questo esempio. Allora possiamo andare avanti con l'analisi delle accelerazioni, sempre un'analisi istantanea. Allora partiamo da un'altra informazione che abbiamo già fornito, cioè che la velocità di A è costante. Va bene? Quindi la velocità di A è costante in direzione verso il modulo, quindi abbiamo un moto rettilineo ed uniforme. Ok? Cioè ipotizziamo di tirare questo punto A con una velocità costante. Tiriamo con una velocità costante e come conseguenza naturalmente avremo che l'accelerazione di questo punto è nulla, ma non è detto che siano nulle le accelerazioni degli altri punti, quindi ciò che vogliamo andare a verificare con riferimento a questa seconda relazione fondamentale che è il teorema dei Riewald. Va bene? E allora possiamo andare ad esprimere l'accelerazione del punto B in funzione dell'accelerazione di A, quindi accelerazione di A più l'accelerazione di B rispetto ad A. Però attenzione, perché in questo caso particolare, come appena detto, abbiamo un moto rettilineo ed uniforme, quindi l'accelerazione di A, che in generale presenta due componenti, una normale ed una tangenziale, di cui vi ricordo che la componente normale è associata alla variazione di direzione della velocità, mentre la componente tangenziale è associata alla variazione di modulo della velocità, sono entrambe uguali a zero, perché è costante il modulo, ma è costante anche in direzione. Quindi tutte e due le componenti sono uguali a zero. In questo termine, in questo caso particolare, non c'è, è uguale a zero. Quindi ci troviamo di fronte soltanto questa componente. Questa componente può essere sdoppiata
come appena detto, nella componente normale tangenziale, ma ciascuna di esse può essere esplicitata in questo modo: componente normale, componente tangenziale, che riscrivo qui. Quindi ho meno omega quadro vettore B più alfa vettore B. Queste sono le uniche due componenti che noi abbiamo. Allora, siccome si effettua solitamente prima l'analisi delle velocità e poi quella delle accelerazioni, noi sappiamo tutto per quanto riguarda le velocità, va bene? Quindi naturalmente questo termine è noto, abbiamo appena calcolato omega, a b lo conosciamo perché è un parametro geometrico, quindi è noto. Come vedete, qui abbiamo come incognita naturalmente l'accelerazione angolare, perché è ciò che sto ricavando, quindi naturalmente non è nota a priori, e poi naturalmente l'accelerazione di B. Però attenzione, perché l'accelerazione di B, sull'accelerazione di B abbiamo qualche informazione, va bene? Abbiamo qualche informazione che comunque è legata alle caratteristiche dei vincoli, no? Perché il punto B è vincolato a muoversi su quella traiettoria verticale, quindi anche B ha un moto rettilineo, questo è sicuro. Magari non sarà uniforme, ma è rettilineo. Quindi il fatto che sia rettilineo, sicuramente, perché dipende dalle condizioni di vincolo, implica che la componente normale è uguale a zero dell'accelerazione. Va bene? Quindi sicuramente noi abbiamo soltanto, in questo caso, una componente tangenziale. Eventualmente dobbiamo andare a verificare. Però quella normale sicuro è uguale a zero. Quindi su questo vettore accelerazione noi conosciamo la direzione, e la direzione è proprio quella verticale, è la direzione della velocità, perché l'accelerazione tangenziale è nella direzione della velocità ed è responsabile delle variazioni di modulo, va bene? Ciò che leggo sul contachilometri della macchina, quella è l'accelerazione tangenziale, no? Cioè le variazioni di velocità in modulo, va bene? Ma io potrei andare a velocità costante su una rotatoria, quindi l'accelerazione tangenziale è uguale a zero, ma naturalmente percepisco l'effetto di una forza di inerzia, e quella centrifuga, che è associata naturalmente ad una componente normale che è legata alla variazione di direzione della velocità. Benissimo, allora possiamo procedere nella risoluzione di questo problema. Prima di tutto, quindi, come detto, andiamo a ricavare questa, quindi questa in modulo, che è l'accelerazione normale di B rispetto ad A, sarà uguale ad omega quadro AB, ma io direi più in generale che è uguale alla velocità al quadrato di B rispetto ad A diviso AB, ok? Tanto è vero che la velocità di B rispetto ad A la posso scrivere come omega AB, e naturalmente l'eguaglianza è verificata, su questo ci torneremo. Benissimo, e quindi questa è nota in modulo, ma è nota anche in direzione e verso. Quindi stiamo parlando dell'accelerazione di B rispetto ad A, quindi rispetto ad A ritorno al caso, se volete immaginario, di moto puramente rotatorio, va bene? Di B rispetto ad A, e quindi naturalmente il vettore sarebbe di questo tipo, in quanto questa è la componente normale, va bene? Questa è l'accelerazione normale di B rispetto ad A, va bene? Ma in generale ho anche una componente tangenziale di B rispetto ad A che non conosco, ma della quale conosco la direzione, e la direzione è questa, cioè perpendicolare alla congiungente, va bene?
come componente tangenziale dell'accelerazione di B rispetto ad A. Quindi conosco la direzione. Abbiamo abbastanza informazioni per chiudere il diagramma polare delle accelerazioni, in questo caso. Da dove parto? Ecco, abbiamo quindi, allora, parto dalla rappresentazione di questo vettore, che è l'accelerazione normale di B rispetto ad A, ok? Potrebbe essere parallela a questa, naturalmente. Ho poi la direzione della accelerazione tangenziale nel moto relativo di B rispetto ad A, che è perpendicolare a questo vettore e che sarebbe parallela a questa direzione, va bene? E poi vado a rappresentare la direzione dell'accelerazione assoluta di B. Questo è il polo. La direzione dell'accelerazione di B è naturalmente secondo la verticale, per quanto detto prima. Ok? E quindi questa è la soluzione grafica del problema, perché questa è l'accelerazione totale di B e quest'altra, siamo in bianco, è la accelerazione tangenziale di B rispetto ad A. Ok? Questo è il diagramma polare delle accelerazioni associato al teorema di Riwald. Andiamo a verificare immediato l'accelerazione di B diretta verso il basso è uguale, perché sta l'altro membro, ok? Uguale alla somma di questa, somma algebrica di questa, vedete il segno meno vuol dire che ha una direzione opposta da B, quindi AB è diretto verso l'alto, da A verso B meno diretto verso il basso. Perché? Perché l'accelerazione normale è sempre diretta verso il centro di curvatura. Ok? Importantissimo. Che se sbagliate verso, vuol dire che anche la forza di inerzia, che è conseguenza della componente normale, forza di inerzia centrifuga, cambia di verso. Quindi vorrebbe dire che se voi percorrete una rotatoria dovreste percepire, secondo quanto erroneamente potremmo scrivere, una forza centrifuga che anziché buttarci fuori ci butta dentro. Ok? Ovviamente non è così, no? E non vi consiglio neanche di provare. Ok? E quindi, come vedete, questo è verificato. L'informazione è ora di risalire all'accelerazione angolare. Dove si trova questa informazione? L'informazione si trova qui dentro, perché l'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A la posso esprimere in questo modo. Stesso discorso fatto per le velocità, da questo prodotto vettoriale alfa è ancora un vettore perpendicolare al piano della lavagna, quindi moduli per il seno di 90 che è 1, quindi posso immediatamente scrivere che alfa sarà uguale all'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A, che rilevo da questo diagramma polare in scala, diviso che cosa? AB. E questo è quantitativamente il valore dell'accelerazione angolare istantanea. Anche qui ho bisogno di definire il verso. Il verso me lo dà naturalmente il verso di questa, no? Perché qui comunque abbiamo un prodotto vettoriale, mi ha fatto comodo scriverla in forma scalare per ricavare il modulo dell'alfa, ma naturalmente alfa è un vettore, quindi la direzione di alfa e quindi di conseguenza anche il verso nel piano è dettato da questo prodotto vettoriale. Ma la cosa è abbastanza intuitiva, perché come vedete qui ho un'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A che è diretta, diciamo, verso sinistra,
come risultato di questo diagramma polare delle accelerazioni. Quindi quello stesso vettore bianco potrei rappresentarlo su quest'altra figura in questo modo. Quindi questa è la accelerazione tangenziale di B rispetto ad A, come vedete è diretto verso sinistra. Siccome questa è l'accelerazione di B rispetto ad A, come se A fosse fisso, che cosa fa B rispetto ad A per quanto riguarda l'accelerazione in questo movimento? Come vedete gira rispetto ad A in senso antiorario, quindi è abbastanza immediato e intuitivo risalire al verso dell'accelerazione. È ovvio che potremmo anche fare riferimento alla definizione del prodotto vettoriale, ma siccome stiamo in un modo piano e quindi i vettori omega ed alfa sono entrambi perpendicolari al piano del moto, cioè il piano della lavagna, la cosa è più immediata che non per esempio nello spazio. Va bene? La regoletta del prodotto vettoriale, no? È che dove sta? Che l'accelerazione di T, la componente tangenziale di P rispetto ad A è uguale all'alfa vettore B. Quindi vuol dire che deve essere un vettore che deve vedere il primo sovrapporsi al secondo in senso antiorario, questa è la regoletta. È sicuramente più immediato ragionare in modo più intuitivo cosa che stiamo facendo. E quindi abbiamo ricavato l'accelerazione di B. Quindi come vedete l'accelerazione di A è uguale a zero, ma questo non implica che pure B si muova di moto rettilineo uniforme, si muove di moto rettilineo accelerato. Possiamo dire accelerato perché l'accelerazione di B è concorde con il verso della velocità, quindi sto accelerando. Poteva essere anche discorde, quindi voleva dire che stava frenando, cioè decelerando. Ma non è questo il caso, va bene? Perché tirando di qua, B ha questa velocità, ma questa velocità sta crescendo poiché ho un'accelerazione tangenziale positiva e quindi concorde con la velocità stessa. Va bene? Ok. Il discorso si complica leggermente per quanto riguarda la determinazione dell'accelerazione di un generico altro punto, come per esempio il punto C. Perché? Perché nel punto C, in maniera analoga a quanto accaduto a proposito delle velocità, non ho nessuna informazione. Ok? Mentre sull'accelerazione di B potevo dire a priori che era puramente tangenziale, la stessa cosa non la posso dire per il punto C. Ok? E quindi la cosa è leggermente più complicata. E l'andremo a fare da qui a poco. Facciamo una pausa. Okay.